Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Allora, facciamo nostra pararegola. Date la mano al vostro vicino, quello che sta dietro, se l'avete già salutato, quello a fianco. Il sì, benvenuto nel nome del Signore. E cantiamo: tu sei benedetta, tu sei benedetta, tu sei benedetta, amen, alleluia. Di nuovo: tu sei benedetta, tu sei benedetta, tu sei. Con gioia, fratelli, iniziamo questo santo sacrificio nella celebrazione dell'Eucaristia. Si rinnova, non si ripete, si rinnova, cioè si rende presente, si fa memoria del sacrificio di Gesù, quel sacrificio che lui ha fatto sulla croce, donando la sua vita per noi, si presenta sull'altare. La sua eterna fedeltà ci viene celebrata, messa in evidenza. Ricordate, celebrare significa rendere celebre, cioè visibile, tangibile, afferrabile, sperimentabile. Questa è la celebrazione. La grazia di Dio invisibile si fa toccare attraverso i segni sacramentali. E in ogni messa si rinnova la remissione di tutti i peccati. Amen. Non il ricordo, la lettera agli Ebrei al capitolo 10, quando parla di sacrifici antichi, dice: ogni volta che si offrono quei sacrifici, si ammazzano i vitelli, eccetera, si ricorda il peccato, non si toglie. Gesù col suo sangue ha cancellato una volta per sempre. Mi dispiace per voi, ha perdonato anche i peccati che farete. Sì, perché domani, prima o poi, scappa la pazienza. Non è che uno voglia fare apposta. No. Non ci toglie la sua grazia. Ecco, allora, ci cibiamo di questo cibo. Cristo Gesù morto e risorto per noi. E questo è ciò di cui dobbiamo alimentarci. Sei salvato. Gesù ti ha acquistato la tua salvezza. Non so cosa capiterà, ma una cosa è certa: non ti lascia perdere. Chi ci separerà là dall'amore di Cristo? Né morte né vita, né angeli né principati, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E con umiltà la Chiesa ci invita all'inizio di ogni messa a rinnovare la fede in questa misericordia, facendo atto di pentimento. Io vi invito stasera non solo a pentirvi delle vostre poche miserie, ma a pentirvi anche di quelle dei peccati dei vostri familiari, vivi e defunti. E al termine di questa messa, diverse anime saranno portate in paradiso, per colpa vostra. E questo avviene in ogni messa. Come si disse Gesù, lo ripete ancora, cosa che disse a Santa Maria Margherita la Cocca: gli affidò 6 anime del purgatorio per cui pregare. Una mattina dopo la messa, la Santa vide una di queste anime volare in cielo e Gesù gli disse: vedi cosa succede quando in ogni messa milioni di anime vengono portate in paradiso. Non ci sono quelli dei nostri parenti. Guardate miliardi e passi di cinesi che non hanno mai conosciuto l'amore di Dio, che non hanno mai conosciuto una parola dolce. C'è indiani, che pakistani, ma anche in mezzo a noi. Dio li fa perdere? No. Allora noi immergiamo nel sangue di Gesù adesso i nostri defunti. Se conoscete i peccati di qualcuno, il Signore dice: mi pento io per i peccati
di questi parenti. Quel tale ha fatto questo peccato, mi pento io davanti a te. Unisco il mio dolore a quello di Gesù sulla croce per la sua salvezza. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo Gesù, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Cristo, Cristo, eleison. Cristo, Cristo, eleison. Signore, che sei venuta per radunare il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E vogliamo ricordare in modo particolare questa sera alcune fratelli e sorelle che ci hanno lasciato recentemente, qualche familiare presente, li presentiamo al Signore perché li accolga nella gioia del paradiso. E lodiamo il Signore cantando. Tu che sei
Preghiamo. O Padre, che nel tuo Figlio povero e crocifisso ci fai ricchi del dono della tua stessa vita, rinvigorisci la nostra fede perché nell'incontro con Lui sperimentiamo ogni giorno la sua vivificante potenza. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal Libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Salire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza. E vi sia uguaglianza come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio. Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporre le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe attorno a te, dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne e gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro:
perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Dio ha creato l'uomo per la incorruttibilità. Questo è il progetto di Dio. Ora, se il peccato è intervenuto, e diceva l'autore della Sapienza, per invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo, Dio non ha rinunciato a questo suo progetto. Allora, cosa ci aspetta? L'incorruttibilità. Anche questo corpo è destinato ad essere trasformato, ad essere glorificato come il corpo della Madonna. Il bambino non nato, l'abbiamo visto più volte, deve crescere, ricevere tutto quell'amore che non ha avuto, ricevere tutta quella forza di grazia, deve raggiungere la perfezione dell'amore, lo stato di uomo perfetto. Questo è il destino che tutti abbiamo. Vedete che il nostro modo di ragionare non è quello di Dio. Noi ci accontentiamo di aggiustare qualcosa. No, no, il progetto di Dio è molto chiaro. Vuole portarci alla perfezione, alla piena condizione che si addice alla statura di Cristo, allo stato di uomo perfetto, dice San Paolo agli Efesini, nella lettera ai Corinti: tendete alla perfezione. E tutta la lettera agli Ebrei fa questo discorso, che noi siamo chiamati a raggiungere la perfezione. E abbiamo sentito anche stamattina le lodi, come l'autore della lettera agli Ebrei diceva che attraverso i sacrifici antichi nessuno è arrivato alla perfezione. Invece Cristo Gesù è stato reso perfetto ed è in grado di salvare perfettamente coloro che si affidano a Lui. Questo è quello che ci aspetta. Voi vedete che allora che il piano di Dio è molto più ricco di quello che noi ci aspettiamo. Ma è bene anche conoscerlo e per fede accoglierlo e professare questa fede. Tu sei chiamato alla risurrezione e vita nuova. E infatti la nostra attesa qual è? Il ritorno di Gesù Cristo, che viene a sradicare la morte da questo mondo. Allora non si morirà più, avviene la trasformazione di questo corpo da essere corruttibile a essere incorruttibile. A questo siamo chiamati. Quindi Dio non ci fa perdere nulla. Ecco allora, fratelli, che dobbiamo imparare a pensare e a vivere in prospettiva del progetto di Dio. Non a vivere perché dobbiamo osservare delle regole, delle norme. Dobbiamo vivere per raggiungere la perfezione. Tendete alla perfezione, perché la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. E Gesù è venuto a vincere la morte con la sua gloriosa risurrezione. Ma non solo per sé, San Paolo dice Gesù è risorto, ma come primizia di coloro che risorgono dai morti. Ci sono dei passi della scrittura, per la verità, che ci pongono degli interrogativi. Per esempio il Vangelo, padre di Matteo, dica che quando Gesù morì in croce, molte tombe di santi
si scoperchiarono e risuscitarono, e dopo la risurrezione di Gesù apparvero a molti. San Giovanni XXIII, il Papa Buono, era devotissimo di San Giuseppe ed era certo che in quell'occasione questo era avvenuto anche per San Giuseppe. Ma queste sono devozioni, non possiamo affermarle come dogmi di fede perché non abbiamo un fondamento, ma che tante anime di giusti, tanti corpi di giusti alla morte di Gesù siano risuscitati non ci piove, ce lo dice il Vangelo. Ma anche abbiamo nell'Antico Testamento che Enoch fu rapito e non morì, il profeta Elia fu rapito e il suo corpo non fu mai trovato. Abbiamo degli episodi che non sono fantasie, fratelli. Dio vuole condurci tutti alla perfezione dell'amore, alla pienezza della vita. Quindi nella risurrezione Remo sarà alto come Ladislao, prova ad alzarti in piedi. Capito? Non parliamo di statura fisica, parliamo di consistenza umana, di consistenza di spirito, di cuore, di ricchezza di vita. Di questo parliamo, della ricchezza di vita. Dio vuole condurci tutti alla pienezza. Questo è quanto ci aspetta. Ecco allora, la nostra vita deve essere guidata dalla parola di Dio e animata dallo Spirito Santo. E lo Spirito non ci porta verso la morte, ma ci porta verso la gloria. Ripeto cose già dette tante volte in passato. Se noi guardiamo il terzo capitolo della prima lettera di Giovanni, Giovanni dice che noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma quel che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, cioè vive in prospettiva della gloria, purifica se stesso come Dio è puro. La morte ci contamina. La morte è perdita la vita. La morte è vuota di vita. Questa è la morte. Dio ci chiama invece la pienezza della vita. E anche le anime che ci hanno lasciato, hanno lasciato il loro corpo corruttibile su questa terra, ma la loro anima non è, si è corrotta. Sono la pienezza della vita. Quindi noi viviamo orientati verso la gloria o verso la morte? Quante mi manca, quanti anni ho, vediamo un po', quanto posso campare ancora? È una tentazione che viene a tutti. Dio vuole che guardiamo Cristo risorto. Non è importante quanti anni viviamo. Guardate Carla Acutis, 16 anni e fa miracoli. Gente che su 100 anni, che se lo ricorda? Non è il numero degli anni che ci fa costituisce la nostra ricchezza, ma la sostanza della vita. San Domenico Savio, 15 anni. Santa Maria Moretti, 13-14 anni. Pastorella di Fatima, quando Maria Coretti veniva pugnalata, diceva ad Alessandro, quel cugino che la voleva violentare, guarda che vai all'inferno, ma che dice a me fai male? Era preoccupato dell'anima dell'altro. E la prima cosa che fece lo perdonò. 13 anni. In poco tempo ha fatto una crescita, dice il libro della Sapienza, che altri non hanno fatto in 100 anni. San Gabriele della Dolorata, 23 anni. Cosa sono 23 anni? Ma in 23 anni andatevi a San Gabriele, trovatevi volumi di miracoli operati da lui. Volumi. Lui si innamorò della Madonna Dolorata, vide una sua immagine portata in processione lì, non Foligno, l'altra città lì, mi si fuggì il nome. Spoleto, sì. E si innamorò,
e si consacrò alla Madonna anima e corpo, accettando tutto con amore. In 23 anni ha fatto un percorso. Ecco perché dicevamo prima, il Signore chiede a tutti noi di non vivere ragionando e discutendo, di vivere lodando e ringraziando, affermando la fede e apprezzando la presenza di Dio anche nelle cose storte. Non si approvano le cose storte, ma queste cose sono davanti a Dio e noi proclamiamo quello che Lui sta facendo. Tutto deve essere sottomesso al suo amore, perché il peccato consiste a sottrarre la nostra vita dall'amore di Dio. Non è fare il male. Io posso non fare niente di male, ma vivere con uno spirito contrario allo Spirito Santo, che è amore, gioia e pace. Allora, in ogni, state sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Allora dite al vostro vicino, quella prima, quella destra, poi quella sinistra, io lodo Dio per te. Benedite sempre. Come abbiamo visto oggi, massimo consentite, sono sarrabbi e te pozza fa santo, non più di tanto. Ma lodo il Signore perché sta succedendo questo, che proclama la Signoria di Gesù Cristo sopra quella realtà, sopra quell'evento. Allora la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Signore, tu non hai creato la morte, tu hai creato l'uomo per la incorruttibilità, e a questo siamo chiamati tutti. E quindi, se è vero che sperimentiamo la corruzione del nostro corpo, è vero che viene accompagnato dalla nostra risurrezione. Alla venuta di Gesù Cristo, i morti risorgeranno incorrotti. E la morte viene abolita da questa terra. Allora avviene come il fiore dell'albero da frutto in primavera. Casca il fiore, ma c'è la frutto. Così si cresce fino a che questo corpo viene spiritualizzato dallo spirito. Lo spirito assorbe ciò che è materiale e lo trasforma. Ci siamo? Lo spirito assorbe ciò che è materiale e lo trasforma. Comunque a noi non interessa il come, è al di là della nostra portata intellettuale, ma in ogni modo il nostro destino è la gloria. Ci vuoi venire? Sì. L'ho raccontato tante volte nel 2001, dove fanno un intervento, senti che le cose non andavano bene, se Signore, se proprio mi vuoi con te ci vengo, ma se aspetti ti ringrazio. Ma tantissimo, metti che abbiamo ancora pazienza, guardiamo a ciò che ci aspetta, la gloria. E tutti facciamo per la gloria di Dio. Cercando la sua gloria realizziamo la nostra, unita a quella di Gesù Cristo. Padre, dove sono io, voglio che siano anche loro. Dove sono io, voglio che siano anche loro. Allora poniamoci una domanda: dobbiamo o non dobbiamo piangere i nostri cari estinti? Il distacco è sempre doloroso. Gesù alla morte di Lazzaro pianse, e vedendo le sue amiche Marta e Maria piangere, pianse pure lui. Guardate come lo amava, dicevano la gente. Quindi quel dolore per il distacco è una cosa più che naturale, siamo fatti di sensi, di affetti, di legami umani. Ma dove va quella persona? Tra le braccia di Dio. E non dobbiamo consegnare la sua anima alla morte, ma al Dio vivente. Accompagnare quell'anima e quella persona nelle mani di Dio. E quello che dobbiamo fare quando per esempio celebriamo l'esequia, consegnare l'anima nelle tue mani, Padre grandissimo, consegniamo l'anima di questa persona. Ti consegniamo la sua anima. Dio l'ha creato, lo ama. Ho citato un'altra occasione, quella coppia, il figlio si era buttato al settimo piano,
e vi chiesero, mi disse la madre, perdere un figlio è una tragedia, ma il dubbio che si sia anche dannato perché è suicidato, 13 anni. Allora prese la Bibbia e la mise in mano a questa donna, disse: chiedi una parola, quella di cui parlavamo prima, chiedi una parola al Signore, apri, punta il dito, e sotto il dito c'era scritto: va, tuo figlio vive, va, tuo figlio vive. E questa donna si illuminò, c'era il distacco, quindi doloroso, ma la speranza che si fosse salvata, e accese la fiducia nella madre. Una sera, tenendo un momento di evangelizzazione nella cattedrale di Manfredonia qualche anno fa, raccontò questo episodio. Poi, appena finita, andrà in sacrestia, mi corsi dietro una donna in carrozzella urlando: grazie, 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 perché Signore, che adesso so dove sta mia figlia che ha fatto lo stesso gesto. Gesù l'ha accolta. Ci siamo, fratelli, guardiamo alla volontà di Dio. Allora, che le parole di San Pietro: Gesù morto nella carne ma reso vivo nello spirito, in spirito andò ad annunciare la salvezza agli spiriti di coloro che attendevano in prigione e che un tempo avevano rifiutato di credere. Quello non ha creduto in questa vita, Dio gli dà ancora l'esame di riparazione, gli dà anche un altro appello. E lo dice Papa Giovanni Paolo, il Papa Benedetto XVI, nell'enciclica Spe Salvi, che quando una persona lascia questa terra vede il volto di Gesù Cristo che lo scruta e gli illumina la vita, gli fa vedere il suo stato, e l'anima stessa sceglie la condizione per essere purificata, per poter entrare nella gloria. E Papa Benedetto ricorda, lucido all'infinito, una parabola del figlio del ricco e pulone, del povero Lazzaro. Il povero Lazzaro muore e va in braccio ad Abramo. Il ricco invece va in un luogo di pena, ma strilla, strilla. E Papa Benedetto si pone una domanda: perché strilla? Perché sa che c'è ancora speranza. Il nostro Dio non è il Dio della disperazione, è il Dio della speranza. Amen. Ci siamo, fratelli? Ora, queste cose che stiamo dicendo vanno vissute. Tanti di noi, chi non ha avuto qualche parente, genitori, nonni che ci hanno lasciati, ma li piangiamo morti o viventi nel Signore? Viventi nel Signore, ma ce li dobbiamo anche accompagnare con la preghiera, con la fede, e noi possiamo giovare alle loro anime. D'accordo? Come dobbiamo vincere la nostra morte? Guardando la gloria che ci aspetta. Santa Teresina del Bambino Gesù a sua mamma diceva: mamma, ti auguro di morire, così vai con Gesù. E infatti, quando lei aveva 4-5 anni, la mamma morì, ma la mamma l'aveva abituata così bene a vedere la gloria, non la morte. E la mamma aveva perduto 4 bambini su 9, erano rimaste 5 femminucce, poi tutte monache. Mamma, ti auguro di andare con Gesù. La mamma non l'aveva abituata alla morte, e quando lei una notte ebbe un colpo di emotisi e si accorse che se veniva sangue dai polmoni vuol dire che la sua strada era segnata ormai, lei dice nell'autobiografia: non accese neanche la luce per guardare, ma fece l'atto di abbandono al Signore che mi stava chiamando, e si rallegrò perché il Signore la stava chiamando. E quando il medico fece la diagnosi di morte, disse: questa è morta, ma non di malattia, ma perché il suo cuore scoppiava d'amore. 24 anni. E quando lei morì, negli annali delle missioni si registra che mai come in quell'anno c'erano state conversioni nelle missioni.
la ragazzina. Guardate quanta potenza il Signore ha messo dentro di voi, quanta ricchezza il Signore ha messo. Però la sua ricchezza che opera non siamo noi, la sua ricchezza, crediamoci e facciamone tesoro. Amen. Allora, professiamo cantando la nostra fede, ripetendo col canto il ritornello. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Concepito di Spirito Santo. Insieme. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Discesi agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Rivolgiamo ora con la preghiera al Padre nel nome di Gesù, che ha detto: chiedete e otterrete, chiedete e vi sarà dato. Prima di tutto oggi, fratelli, vogliamo ringraziare il Signore dei 40 anni di matrimonio dei nostri fratelli Irma e Remo. Si alzano una mano e li vediamo, eccoli qui davanti. Ringraziamo il Signore per loro e fate un bel applauso. E preghiamo per tutte le famiglie, preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Padre, ti vogliamo pregare. Benedici questa famiglia, benedici tutte le famiglie, rinnovale nella santità dell'amore. Fa che gli sposi non siano più due ma uno nell'amore, nella comunione gioiosa e santa, e siano una benedizione per i figli e per tutta la comunità della Chiesa. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti vogliamo ringraziare, tu hai fatto della tua Chiesa la tua famiglia.
ha fatto dimorare in essa, Signore, il tuo Santo Spirito. Dona la tua Chiesa di illuminare l'umanità intera con lo spirito dell'amore, perché tutti tornino a te, noi ti preghiamo. Ti vogliamo pregare per i giovani, per tanti, Signore, che non ti hanno conosciuto, che sentono la tua chiamata, ma non sono liberi di corrispondere al tuo invito. Signore Gesù, rimuovi ogni ostacolo, fa brillare la tua salvezza, dona loro potenza di Spirito Santo, noi ti preghiamo. Ti vogliamo pregare per tutti i nostri defunti. Signore Gesù, alla tua morte tu sei andato a visitare le anime dei defunti per condurre in cielo, ma ogni giorno tu, Signore, attiri a te anime da condurre alla gloria. Libera tutte le anime dei nostri defunti, portala alla perfezione e introduceli in paradiso, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti vogliamo presentare tutti i bambini non nati e non battezzati. Signore, immergili nel fuoco del tuo amore. Fa che la tua misericordia supplisca alla mancanza di età su questa terra, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti vogliamo pregare per quanti oggi si trovano in strettezze pecuniarie, economiche, tanti sono senza casa, senza mezzi di sussistenza. Signore, tu provvedi agli uccelli del cielo e vesti i cigli del campo, fa che tutti questi fratelli trovino aiuto, sostegno, noi ti preghiamo. Dona al Santo Padre tutti i nostri pastori la luce e la potenza dello Spirito Santo per guidare tutto il tuo popolo a camminare nella verità e nella luce, noi ti preghiamo. Ti vogliamo pregare per tante persone sole che non hanno trovato lo scopo nella vita, che non sanno per che cosa spendere i loro giorni, a chi dedicare e cosa dedicare all'amore. Signore, dona loro la luce e attirali a te, fa che ciascuno di loro trovi quella meta che tu hai preparato per la tua gloria e la loro partecipazione alla vita eterna, noi ti preghiamo. Signore, ti vogliamo pregare per quanti oggi in mezzo a noi hanno accolto la preghiera per l'effusione del tuo Santo Spirito. Imprimi il tuo Spirito nel loro cuore, incidi profondamente nella loro vita, modifichi il loro modo di pensare, il loro modo di ragionare, il loro modo di amare. Fanne rinascere la vita nuova nel tuo Spirito d'amore, noi ti preghiamo. Moltiplica nella Chiesa, Signore, le comunità che annunciano il tuo Vangelo, che portano le anime ad incontrarti da vicino, ad ereditare la potenza del tuo amore, noi ti preghiamo. E a tutti noi qui riuniti nel tuo nome, concedi in pienezza, Signore, i doni del tuo Spirito. Ti vogliamo pregare anche per chi ci sta seguendo da casa, per quanti ci seguiranno. Signore, dona a tutti l'abbondanza del tuo Santo Spirito e tutta la ricchezza dei tuoi santi doni, per non camminare verso la morte, ma verso la gloria, amandoci gli uni gli altri e operando con la potenza del tuo Spirito, noi ti preghiamo. Presentiamo a te, Signore, tutti quei desideri che il tuo Santo Spirito ha posto nei nostri cuori. Tu che sai che cosa lo Spirito desideri, perché intercede per i santi secondo i disegni di Dio, esaudisci, Signore, e dona a tutti noi la grazia di rimanere saldamente radicati sulla parola che tu ci hai annunciato e di vivere lo Spirito che ci hai donato, amandoci gli uni gli altri, perseverando nell'ascolto della tua parola, nella comunione fraterna, nel rendimento di grazie, nelle preghiere. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
Ascoltate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai creato il mondo nella verità dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, miseria e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, gli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoramus te, Domine.
Signore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte con la sua gloriosa risurrezione. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Canto ci rivolgiamo al Padre pregando come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cielo, così in terra,
liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con gioia e con amore scambiatevi il dono della pace. Di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Thank you.
e ponendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla verità quelli che erano salvati. Amen. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. Signore mio pastore, non manco di nulla, su pascole erbose mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Andiamo a lodare il Signore cantando e giubilando spontaneamente. Gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché unite a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen. A voi e a tutti quanti voi siete chiamati a santità. Un applauso a tutti. Ringraziamo il Signore di questi santi doni e perseveriamo nel lodare e ringraziare, perché moltiplica anche i suoi carismi che ci servono per camminare secondo la sua volontà e per servirci gli uni gli altri. San Paolo dice: i carismi sono per edificare la comunità. Quindi se il Signore ti dà il dono di profetizzare è perché tu annunci la sua parola agli altri, non a te, agli altri. Se ti dà il dono di guarigione, guardate la sorella Alda, è vissuta una vita immersa nei tumori ma guariva gli altri. Qualche volta è guarita anche lei. Una volta in Australia tenevamo un ritiro a Melbourne, c'era presente anche un campo dell'Andrangheta, si sta avvicinando alla fede, c'era anche uno di quelli. Quando lei annunciò che c'erano alcune persone che riacquistavano l'udito e miglioravano l'udito, io chiesi: chi di voi sente meglio? Non ci fu verso, nessuno saltò fuori. Poi tornammo in canonica dove eravamo ospitati, l'accompagnava per le scale, mi fa: scusa un attimo, metti dalle mie strade, mi fa, parla sottovoce. Ah, sono io che ho carito le orecchie. E per vari anni non uso più le protesi, poi le rimisi di nuovo più tardi, ma quella volta tocca a lei. Il Signore fece uno scherzo, le aspettava che ci fosse qualcun altro, invece era lei. Venga. Un applauso. Bene, poi il 15 di questo mese partiamo per Lourdes, siamo un gruppetto di poco più di 50 persone, facevamo 55 persone, una volta partavamo 600, 700, una volta 900,
doveva rafforzare il treno perché c'erano posti, 900 persone, ma era uno spasso che si lavorava, si faceva da mangiare, si preparavano i letti, si fraternizzava, si arrivava a Lourdes veramente come pellegrini, affaticati dal treno ma anche contenti. Adesso l'aereo ti butta lì, ti scarica col paracadute, qua sei arrivato, no, che sia a pago pago, che sia a Lourdes, sempre tanto, insomma, non te ne accorgi. E questa è la bellezza. Poi invece l'8 di agosto, per chi vuole, abbiamo un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, Braga, poi Fatima, Sant'Antonio. Se qualcuno vuole partecipare, partenza l'8 di agosto, ritorno il 13. Mi sta correggendo al di là, ma... no, sono stato bravo, dite una volta. Bene. Poi per Medjugorje siamo in trattativi, penso che sarà dal 16 al 20, possibilmente in aereo. Non è ancora certo. Settembre, sì, che prima è impossibile, abbiamo Fatima, abbiamo gli esercizi, non si può fare tutto continuo allo stesso tempo. Quindi chi insegna, pazienza, sarà la prossima volta. Settembre facilmente alloggeremo in una casa di spiritualità, le fiamme dell'amore, il movimento, dove ci dicono non fissiamo il prezzo, fatelo voi, bene, giustamente, è perché è giusto, ma loro lavorano e i proventi li riciclano per portare gente che non può pagare, soltanto è qualche metro più distante, 700 metri dalla chiesa, ma non è la fine del mondo per i giovani come noi. Io mi diverto quando cammino, ma non tutti se la sentono. In ogni modo, tenete presente, anzi vi inviterei a Medjugorje quest'anno, vogliamo fare come un corso di esercizi spirituali, perché anche l'ambiente dove saremo si presta e incentriamo sulla preghiera, perché la Madonna è venuta a fare quella novena per dirci le bande di chiacchiere, va bene i negozi, ma è stato un po' più con me e venne nei negozi, d'accordo. E concludiamo allora, e poi gli incontri finiranno non questo mercoledì, tu ci hai ricordato Rita, non questo mercoledì ad 8, e finiremo in gloria andando Rita Donata a mangiare qualcosa. Bisogna iscriversi, Rita, per la cena. Allora chi vuole mangiare si iscrive qua da Rita. E concludiamo rinvocando su tutti noi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il Dio della pace che ha ricondotto dai morti il pastore grande delle pecore, il Signore nostro Gesù, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Durante l'estate favoriamo i cenacoli, riuniti due o tre famiglie insieme, a pregare insieme, senza avere che pregare, dite il Santo Rosario, leggete i Vespri, e poi un momento di intercessione per tutti. Non fatele passare le vacanze, che diceva San Giovanni Bosco, le vacanze sono la vendemmia del diavolo, che ci si sposta di qua e di là, quando si ricomincia si accorge che qualcosa è cambiato, non in fervore ma in un altro senso. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Un bel saluto a chi ci ha seguito da casa, fate un bel applauso. A chi ci ha seguito da casa.